Ragazzi, mamma mia che Lecce, mamma mia che Lecce, ancora una vittoria, ancora una vittoria. Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui con il post partita di Lecce Genoa 1-0. Magia, non gol, perché quello non è un gol, ragazzi, quella è una magia del mago Remiuden, chiedete scusa a Remiuden, un calciatore semplicemente magnifico e semplicemente mago Den. Allora, prima che inizi a parlare, invito come sempre a fare le solite cose: iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel like a questo video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, ragazzi, ma che partita, che partita. Lecce parte molto bene, con delle azioni da gol create in avanti nei primi 20 minuti, in cui poi si procura dei falli che portano a due cartellini gialli del Genoa, uno dei quali si trasforma in doppio cartellino giallo sempre nel primo tempo, e il Genoa rimane in 10 dopo l'espulsione, dopo il secondo cartellino giallo dato a Martin. E però il Lecce nel secondo tempo fatica tanto e devo dire che abbiamo rischiato anche di prendere gol. Le azioni il Genoa le ha create in avanti. Complimenti al Genoa, ragazzi, cioè complimenti al Genoa che, nonostante l'inferiorità numerica, ha tenuto il pallino del gioco, non si è spaventata, non è stata sotto. E poi con il gol del Lecce, con la magia, là non ha potuto niente il portiere rosso-blu. Detto questo, che dire? Io l'ho sempre detto, ragazzi, attenzione, il Lecce, l'obiettivo del Lecce non è quello di andare in Champions League. L'obiettivo del Lecce quest'anno è quello di salvarsi più tranquillamente. Quindi se l'anno scorso abbiamo dovuto soffrire fino alla penultima giornata e abbiamo dovuto salvarci alla penultima giornata con tanta di sofferenza, con tanti di quegli episodi venutici contro, e non incontro, contro, quindi a sfavore, con un pizzico di fortuna poi ci siamo salvati nel finale di stagione, un mezzo miracolo, con squadra con tanti limiti. Quest'anno abbiamo una squadra fatta bene, quest'anno abbiamo l'obiettivo ben impresso in mente, ed è quello della salvezza più tranquilla, non è quello della Champions. Poi noi siamo tifosi e sogniamo, ma quello sì, ci può stare. Poi se il futuro ci regalerà qualcosa di più grande, ovviamente noi siamo qui pronti ad accoglierlo. E detto questo, complimenti a mister D'Aversa. Io ancora dico che tutti quelli che inizio stagione dicevano ma il Lecce, ma D'Aversa, dove volete andare con D'Aversa? Dovete chiedere scusa a D'Aversa, ragazzi. D'Aversa sta facendo fare un campionato a Lecce semplicemente sontuoso. Siamo alle prime 5 giornate, ci può stare. Non ci saltiamo perché c'è tanto da soffrire. Ora abbiamo una partita difficilissima come quella contro la Juventus, magari in cocchio due parole. E poi abbiamo il Napoli in casa e poi si tornerà a giocare contro comunque le squadre di medio-alta classifica, medio-bassa classifica, volevo dire. E ora andiamo a Torino con la consapevolezza che, se sappiamo, possiamo far bene, che stiamo facendo bene, non ci dobbiamo montare la testa, non dobbiamo andare a Torino dicendo veniamo da una vittoria contro il Genoa, da una vittoria contro la Salernitana, da una vittoria contro la Lazio, ora ci possiamo cullare. No, assolutamente no, andiamo a Torino con tanta consapevolezza che il Lecce sta facendo bene e che soprattutto l'obiettivo sarà quello, ovviamente, di strappare un pareggio. Poi se arriverà una vittoria, quello sarà altro, quello poi lo andremo anche a vedere. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo alla prossima. Grazie mille a tutti per il supporto in questi giorni, mi raccomando restate aggiornati sul canale perché usciranno presto dei video.
E resterà aggiornati soprattutto la prossima settimana, perché con Sporzin, ragazzi, annunceremo un progetto grandissimo in collaborazione con qualcuno che non vi posso dire. Quindi vi lascio così, con questa suspense, con questa curiosità, e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.